Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate abbastanza bene. Ecco, qualcuno si lamenta per un migliore audio della voce del prof, d'altronde la mia voce è un po' quello che è, quindi mi scuso. Allora, vorrei soltanto rassicurare magari chi non ha potuto seguire il precedente webinar. Di fatto questa sì, è una seconda parte. Però è soltanto adesso, soltanto oggi, che cominciamo a ragionare sul tema dei valori. Io cercherò, insomma, di proporvi una serie di valori che possono essere alla base di un'etica dell'integrità, quindi di un'etica pubblica che sia di prevenzione della corruzione. Nel corso del webinar precedente, quello che abbiamo fatto invece è ragionare un attimo sul ruolo che l'etica, al di là del suo specifico contenuto, può avere ai fini della prevenzione della corruzione. Quindi l'altra volta abbiamo ragionato più che altro su cosa è la corruzione, come fenomeno e in che modo è possibile individuare un piano etico all'interno del piano degli interessi in gioco nella corruzione. Ecco, e oggi ci fermiamo un attimo a pensare e a parlare di valori. Perché io credo che uno dei grossi limiti della riflessione etica, no, che viene fatta all'interno della pubblica amministrazione sia questa, che spesso si rimanda all'etica, spesso si fa riferimento al mondo dei valori, però si parla troppo poco, ci si confronta troppo poco su cosa significa avere dei valori che sono caratteristici del nostro essere cittadini onesti e del vostro essere dipendenti pubblici onesti. Ecco, un brevissimo riassunto di quello che abbiamo visto l'altra volta. L'altra volta abbiamo visto che etica e morale sono due termini che sembrano sinonimi, solo che la morale richiama il significato di misurare, muovere. Quindi noi se ci mettiamo da un punto di vista morale, vogliamo capire perché le persone si comportano in un certo modo e giudicare le loro azioni. E abbiamo invece visto come etica derivi dal greco ethos. Ethos non significa soltanto il comportamento. In greco antico ethos è la casa, la tana, è il luogo che ci circonda in cui noi viviamo. E quindi in un certo senso un punto di vista etico, l'etica di cui parliamo anche oggi, è il punto di vista che ci permette di prenderci cura del luogo in cui viviamo, che non è soltanto la nostra casa, ma è anche per esempio il luogo in cui noi lavoriamo. Ecco, quindi oggi non vi dirò cosa dovete fare o cosa non dovete fare, cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. Questo significherebbe mettersi da un punto di vista morale. Oggi la grande domanda a cui daremo delle piccole risposte è quali sono i valori che ci permettono di prenderci cura della cosa pubblica? E al contrario, ma la cosa pubblica ha veramente bisogno di noi per essere curata oppure è sicura da sola? A questo proposito, l'altra volta abbiamo visto che la corruzione è fondamentalmente un reato di calcolo, cioè il corrotto e il corruttore non sono guidati da passioni, valori, ma fondamentalmente da un calcolo razionale, si chiedono tangenti perché conviene e si pagano tangenti perché conviene. E allora abbiamo visto però che nonostante dietro alla corruzione ci sia un calcolo, che è un calcolo di tipo economico, non è una valutazione, un giudizio di tipo morale. Ecco, abbiamo visto tuttavia che la diffusione di valori etici
comunque utile ed è molto utile per una serie di motivi. Innanzitutto per ridurre quello che abbiamo chiamato l'altra volta rischio di selezione avversa, cioè per ridurre il rischio che, quindi, che l'agente pubblico si muova guardando soltanto il proprio interesse e senza considerare quelli che sono gli interessi del suo principale, che è rappresentato dalla pubblica amministrazione e dai cittadini. Abbiamo visto che l'etica può fondamentalmente aumentare i costi morali legati alla corruzione e aumentare il guadagno morale che viene percepito come associato al rifiutarsi di chiedere o pagare tangenti. Dal punto di vista culturale, ecco, il costo morale è ciò che ci fa. C'è un costo morale quando le persone percepiscono che comunque quel particolare atto, anche se può essere conveniente dal punto di vista economico, viene giudicato, valutato come negativo dalla collettività. E quindi fare quella cosa, oltre ad essere immorale, poco giusto, espone anche la persona che mette in atto quella condotta a un giudizio negativo da parte della collettività. E poi appunto abbiamo visto come in un certo senso, se effettivamente i costi morali sono alti, se effettivamente esistono dei valori etici che non sono soltanto patrimonio della pubblica amministrazione, ma sono valori di etica diffusa, quindi valori che appartengono tanto al dipendente pubblico quanto al soggetto privato, quanto generalmente al cittadino. Ecco che se questi valori effettivamente sono condivisi, a un certo punto l'onestà può diventare la scelta più conveniente. Ecco, abbiamo concluso l'altra volta dicendo che non sappiamo come i valori dell'etica pubblica possano essere diffusi, ma sappiamo perché è necessario parlarne e diffonderli. Oggi, ecco, cerchiamo un attimo di ragionare insieme. Insieme nella misura in cui insomma io parlo e voi mi potete scrivere via chat, però insomma anche questo è un modo per confrontarci. Cerchiamo di ragionare e capire insieme quali possono essere questi valori. Secondo me, ok? Secondo me le quattro parole chiave dell'etica pubblica, i quattro principi, i valori di riferimento, fra i tanti potrebbero essere questi, no? Le regole, la libertà, la responsabilità e la fedeltà. Perché solo questi e non altri? Cominciamo da qui. Diciamo una cosa, in linea di massima, se noi avessimo la garanzia che la corruzione è sintomo della crisi dei valori, quindi se noi sapessimo, no, che il corrotto non ha un'etica, non ha una morale, non ha dei valori, allora sarebbe sufficiente parlarci fra noi e capire quali sono per ciascuno di noi i valori più importanti e poi democraticamente potremmo scegliere assumere come valori fondamentali i valori che la maggior parte di noi condivide. E io a questo proposito vorrei chiedervi questo. Immaginate per un attimo di trovarvi coinvolti in una situazione a rischio di corruzione. Vi dico, chiudete gli occhi,
Così non vedete più il mio faccione, ma sentite soltanto la mia voce. E immaginate che in questo momento qualcuno vi stia promettendo del denaro o un qualche tipo di utilità. Quindi denaro, favori, lavoro per vostro figlio o un buon vostro parente all'interno di un'azienda. Pensate quello che volete. La mia domanda è: che cosa vi fa dire di no? Perché dite di no? Se volete girare la domanda è: qual è il valore fondamentale che vi fa rimanere onesti? Ecco, se qualcuno di voi ha voglia di scrivermi in chat qual è questo valore, no? Che poi fondamentalmente è come dire, il GPS, no? Che lo orienta nella vita di tutti i giorni, è interessante anche per gli altri. E io credo che sia anche probabile che siate in grado di esprimere come categoria professionale, quindi come dipendenti pubblici, sicuramente molti valori in più rispetto ai quattro che io ho individuato. Non ci sono soltanto regole, non c'è soltanto libertà, non c'è soltanto responsabilità, non c'è soltanto fedeltà. Ognuno di noi si porta dentro, secondo me, una serie di cose in cui crede e attraverso cui giustifica le proprie scelte e i propri comportamenti per tutta la vita. Voi non siete soltanto dei dipendenti pubblici, siete stati dei figli, siete stati degli studenti, adesso siete dei dipendenti pubblici e forse, forse molti di voi sono anche genitori, nonni, poi la vita di ciascuna persona è unica e in questa unicità vi portate dietro delle cose in cui credere. E in un certo senso l'etica, i valori che ciascuno ha dentro di sé e l'etica pubblica che potremmo considerare come un insieme strutturato di valori condivisi, servono non tanto ad individuare perfettamente, a fare un elenco, no? Come fanno i 10 comandamenti. Relativo alle cose da fare e da non fare. Quello è ciò che fanno i codici di comportamento, che sono un risultato della definizione di un'etica pubblica. L'etica pubblica che viene prima dei codici di comportamento e che fonda i codici di comportamento serve per, come dire, cercare di capire tra tutte le cose che una persona può fare, ecco, quali sono probabilmente più giuste, no? E quali invece sono probabilmente sbagliate. Quindi diventa quindi più importante, no? Gli strumenti che uno si porta dentro e la capacità di avere ben chiaro cosa ciascuno di noi si porta dentro dal punto di vista dei propri valori personali e dei valori che sono percepiti come essere comuni. All'essere un buon dipendente pubblico. Diventa meno importante sapere esattamente decidere bene in ogni situazione. Voglio dire, i valori, l'abbiamo detto, sono una specie di GPS, no? E quindi non è detto che uno con il navigatore non perda mai la strada. Tuttavia, se uno perde la strada, se ha un navigatore, la ritrova più facilmente. Ora, mentre vedo, insomma, che ognuno di voi, sta scrivendo in chat delle belle parole, no? Dei bei nomi, perché i nomi dei valori sono sempre belli. Onore, responsabilità, legalità, onestà, libertà, insomma. Ecco, vorrei cominciare invece intanto io a dirvi perché ho individuato questi quattro valori.
per un motivo molto semplice, perché in realtà noi non stiamo, anche adesso, insomma, che ci siamo presi un'oretta del nostro tempo per parlare di etica, noi non stiamo ragionando nel vuoto dei valori. È vero, c'è una crisi, c'è in atto, voglio dire, da un po' di tempo, una forte crisi dei valori di riferimento, però diciamo il fenomeno che noi vogliamo combattere, vogliamo prevenire, la corruzione, in realtà ha i suoi valori. E quindi il problema diventa, da un lato, cercare di capire quali sono i valori che ciascuno di noi ha dentro di sé, e che sono dei valori sicuramente di integrità. Però dall'altro il problema è anche capire quali valori possono essere sufficientemente forti da contrastare la cultura della corruzione. Eccolo qua. Cioè, la cultura non è assenza di valori. Papa Bergoglio, lo cito perché, non perché è un papa, non perché in un certo senso la morale cristiana, cattolica, sia secondo me superiore a quella laica. Lo cito perché in quel libro, no, pubblicato nel 2013, ma che era stato scritto molto prima, che Guarire dalla corruzione, Bergoglio dice una cosa, secondo me, molto diretta e significativa. Dice che esiste una cultura della corruzione, che lui descrive come una cultura di pigmeizzazione, cioè come una cultura, come un'etica che anziché renderci migliori ci rende piccoli. E secondo Bergoglio il problema della cultura della corruzione, dell'etica della corruzione, dei valori che sostengono e facilitano la corruzione è quello che il rischio di questa cultura è che all'interno di questa cultura tutta la ricchezza, no? Tutto il senso delle relazioni umane scompare. Quello che conta per la cultura della corruzione è un solo tipo di relazione, che è la relazione di complicità. La corruzione ci vorrebbe tutti complici. Non ci vorrebbe colleghi, amici, nemici, ci vorrebbe tutti complici. Ecco, partendo da qui, secondo me, si può cominciare a ragionare, prima ancora che sull'etica della legalità, proprio di etica della corruzione. E che in un certo senso il contrario, no, della integrità. Allora, ritorno un attimo a queste quattro parole: regole, libertà, responsabilità e fedeltà. Sono delle parole che hanno un significato abbastanza chiaro, no? Ma che può avere, quindi, che però possono essere interpretate, combinate in un certo modo. E che se combinate nel modo sbagliato non ci portano verso l'integrità, ma verso modi di pensare, universi morali, etiche sbagliate. In un certo senso anche il corrotto e il corruttore, se vogliamo guardare la questione dal punto di vista dell'etica della corruzione, sono liberi. Sono fedeli, responsabili e rispettano, in qualche maniera hanno un loro rapporto con le regole. Ecco. E io quindi proverei a farvi ragionare su questo fatto. Per l'etica della corruzione, quindi per il sistema di valori che regge la corruzione, e che prima ancora di essere, voglio dire, prima di diventare il sistema di valori di riferimento di due o più persone che commettono un reato, no? È una sorta di universo morale, no? È un sistema di valori che giustifica la cattiva amministrazione, che giustifica un certo modo un po', che secondo me è sbagliato,
di considerare il rapporto fra persone, quindi fra individui e pubblica amministrazione. Ecco, per l'etica della corruzione, le scelte e i comportamenti servono solo per realizzare l'individuo e i suoi interessi privati. Quindi, per l'etica della corruzione, la libertà è sì un valore, perché il corrotto si sente libero, no? Libero di poter perseguire i propri interessi anche a discapito di cosa? Anche a discapito delle regole. L'etica della corruzione è qualunque sistema morale. Sistema di valori condivisi che considera la libertà come più forte delle regole. Io dico spesso che la libertà del corrotto è come uno schiacciasassi, che rompe tutto, rompe anche le regole. E questa preminenza della libertà sulle regole non la troviamo soltanto nel dipendente pubblico che effettivamente accetta. Una tangente. Questa preminenza della libertà sulle regole la troviamo un po' diffusa e un po' testimoniata da tanti fatti di cronaca, no? Che leggiamo sui giornali. Io sono di Milano, pensate ai Black Bloc, no? Che qualche settimana fa, in nome della giusta, no? Nel senso, libertà di espressione, no? Non voglio dire, pur partendo dal, voglio dire, che avevano effettivamente la libertà di esprimere insieme ad altre persone l'opinione che Expo 2015 possa non essere un bell'evento, no? Però queste persone hanno trasformato la loro libertà in uno schiacciasassi, rompendo vetrine e incendiando macchine. Ecco, anche questa è cultura, cioè, anche questa è la cultura della corruzione, no? È un mondo in cui vediamo che la libertà, cioè in nome del poter avere, del voler avere la libertà di perseguire i propri interessi, si chiede di cambiare le regole. Questa è cultura della corruzione. Nonostante questo, quindi fondamentalmente noi possiamo vedere nella corruzione questo problema. Per il corrotto la libertà è più importante delle regole. Oltre a questo, però, corrotto e corruttori sono fedeli nel loro pactum sceleris, cioè, voglio dire, è importante per il corrotto e il corruttore, no? Che vi sia fedeltà fra le parti, perché se il soggetto privato, paga delle utilità al dipendente pubblico e il, dipendente pubblico poi non si comporta di conseguenza, è chiaro che vi è una perdita economica, quindi anche nella cultura della corruzione, nell'etica della corruzione è importante essere fedeli. Solo che si è fedeli alla cosa sbagliata. Cioè corrotto e corruttore sono fedeli al proprio patto, mentre forse quando noi parliamo di fedeltà intendiamo qualcosa di un po' più grande e dobbiamo cercare di capire cosa, no? A cosa deve essere fedele il dipendente pubblico onesto per non essere fedele nel modo in cui è fedele il dipendente pubblico corrotto? Una cosa che manca all'etica della corruzione è la responsabilità, nel senso che il corrotto e il corruttore non vogliono essere scoperti, quindi non vogliono essere responsabili. L'etica della corruzione è un'etica quindi diremo, della libertà e dell'irresponsabilità, in cui vengono meno le regole e in cui la fedeltà diventa soltanto la fedeltà al fatto di essere complici. Allora uno potrebbe dire, va bene, se dobbiamo costruire un'etica dell'integrità, allora a questo punto cominciamo da qui, ridiamo senso alle regole, seguiamo le regole, diciamo che le regole, cioè potremmo dire che le regole sono più importanti della libertà. Quindi fondamentalmente diciamo che potremmo dire che il dipendente pubblico è chiamato innanzitutto al rispetto delle regole, che la sua opinione, la sua libertà personale viene dopo.
In un certo senso questo voglio dire, potrebbe anche essere giusto, anch'io ci avevo pensato, no? Quando prima, voglio dire, molto prima di questo webinar, ho cominciato a interrogarmi dal punto di vista culturale e filosofico sulla possibilità di definire un'etica pubblica dell'integrità. Poi però mi sono accorto di questo, che se noi in un certo senso ribaltiamo le parti in causa e diciamo che non è vero che la libertà è più importante delle regole, ma che sono le regole ad essere più importanti della libertà, rischiamo di fare un pasticcio, cioè rischiamo di creare un'etica pubblica che assomiglia a un'altra etica negativa di cui si sente tanto parlare e che è, voglio dire, è che è un'etica non tanto bella. È che è l'etica delle mafie. Se ci pensate bene, per l'etica delle mafie, cioè per i valori, no? Voglio dire, che circolano e che valgono fra i soggetti che aderiscono e agiscono all'interno della criminalità organizzata, le scelte e i comportamenti servono per realizzare gli interessi dell'organizzazione criminale, no? E quindi sicuramente le regole per il mafioso contano più della libertà. Per esempio, il collaboratore di giustizia che sceglie di mettersi dalla parte dello Stato, quindi sceglie di violare le regole del suo clan, della sua organizzazione, per mettersi dalla parte della legge, paga con la propria vita. Il mafioso non è mai libero, libero di agire al di fuori delle regole. Cioè, nel senso, direi, io sottolineerei questo fatto. Mentre il corrotto agisce sempre al di fuori delle regole, il mafioso non è mai libero di agire al di fuori delle regole. Poi è chiaro che le regole di riferimento non sono le leggi, però comunque qui c'è proprio un rapporto di sudditanza della libertà rispetto alle regole. E anche il mafioso, a suo modo, no? È fedele alla famiglia e al clan. Quindi anche nell'etica della mafia c'è fedeltà a qualcosa. E in più, scusate un attimo, mi sono accorto che ho fatto un errore bruttissimo, ecco. Questa slide che voi vedete non è corretta, nel senso che ho sbagliato, ho fatto un copia e incolla sbagliato. Il mafioso è sempre responsabile, nel senso che paga anche con la propria vita il fatto di aderire o non aderire all'organizzazione criminale. Allora, perché vi ho parlato di etica della corruzione e di etica delle mafie? Perché quando noi parliamo, io torno un attimo indietro a queste quattro, quando noi ci concentriamo su questi quattro valori chiave, no? Regole, libertà, responsabilità e fedeltà, dobbiamo stare molto attenti a cosa intendiamo per libertà, cos'è la libertà, cos'è la responsabilità, cos'è la fedeltà, quali regole valgono. Perché se noi, in un certo senso, sbagliamo a de definire il significato, il contenuto di queste parole, e se noi mettiamo in relazione in modo sbagliato queste quattro cose, otteniamo, partendo proprio da questi quattro valori, una serie di cose che non vorremmo. Libertà, regole, responsabilità e fedeltà definiscono di fatto, come dire, il campo morale del corrotto e anche del mafioso. Quindi io direi questo, e questa è un po' la proposta che vi faccio, per non banalizzare la questione, no? È importante, secondo me, cioè secondo me regole e libertà sono fondamentali per l'etica del dipendente pubblico per questo fatto, perché sono due principi, due parole chiave, due valori che non riescono a essere uno più importante dell'altro, no? Per il dipendente pubblico corrotto vale solo la libertà.
il mafioso valgono solo le regole. Nel lavoro quotidiano del dipendente pubblico, regole e libertà esistono entrambe, sono compresenti, spesso sono leggermente in conflitto. Per costruire un'etica della integrità, quindi per costruire un'etica anticorruzione, noi dobbiamo, secondo me, prima di tutto concentrarci sul fatto che questa etica deve in qualche modo tenere insieme regole e libertà, che sono due cose ugualmente importanti, e nell'etica, per il dipendente pubblico, etica è regole e libertà è un po' come se giocassero a braccio di ferro. Okay? L'etica del dipendente pubblico è un braccio di ferro fra libertà e regole. Questo perché? Perché l'attività amministrativa che voi fate tutti i giorni, nella vostra attività amministrativa, ci sono sempre delle leggi, delle circolari, delle regole, delle procedure di riferimento. E quindi in un certo senso le regole contano e sono importantissime per la correttezza, no? Nella gestione di un procedimento amministrativo. Tuttavia, queste regole non spiegano tutto. Inoltre, a volte capita, penso che sia capitato anche a voi, che per certi settori e per certe attività il corpus delle leggi non è così coerente, è abbastanza tipico della pubblica amministrazione italiana il fatto di avere un legislatore che spesso crea delle norme, che sono in conflitto fra loro. A volte capita, almeno a me sembra, nel senso, quando mi capita per esempio di fare formazione nei comuni, mi confermano questa cosa, cioè a volte capita che ci si trova nella situazione in cui se uno dovesse effettivamente considerare tutte le fonti normative, non si andrebbe più avanti. E quindi a un certo punto è necessario, o perché le regole sono poco chiare e confuse, o perché magari ci sono proprio dei conflitti nel corpus normativo, è necessario che all'interno dell'ufficio, all'interno dell'amministrazione, si cerchi un minimo di interpretare, cioè ci si trova nella ne necessità di agire con un minimo grado di discrezionalità. Ecco. Se la situazione è questa, no? Poi se voi invece mi dite che è tutto chiaro, che le leggi sono sempre scritte bene, se mi confermate che non vi è mai venuto in mente che il legislatore fosse ubriaco, ecco, va bene, però se anche voi avete insomma, a volte la percezione che ci sono troppe leggi scritte troppo male, e che veramente questo surplus di leggi che cambiano spesso e che non vengono cambiate nella loro totalità rendono a volte dubbia la gestione dei procedimenti amministrativi, ecco, quello che vi dico è questo, proprio perché le regole non vi dicono tutto, no? Ecco che il dipendente pubblico deve essere libero. Cioè, proprio perché le regole della democrazia, no? Quindi le regole che reggono questo Stato non sono come le regole della mafia, no? Scritte nella pietra, non sono come i 10 comandamenti, che non sono regolamenti mafiosi, però sono stati dati da Dio, no? Ma proprio perché le leggi sono fatte dagli uomini, quindi sono imperfette. Ecco allora che voi da un lato dovete rispettare le regole, però siete in un certo senso condannati a essere liberi. Dovete a un certo punto esercitare la vostra discrezionalità. Quindi, però mettiamola così, la vostra libertà come dipendenti pubblici, e quindi io vi inviterei a vedere in positivo il limite delle leggi, perché
No? È vero, le leggi potrebbero essere scritte meglio, però le leggi e le regole non possono dire tutto, sono comunque degli strumenti creati dagli uomini con tutti i loro limiti. Quindi in positivo, la vostra libertà in quanto dipendenti pubblici non è mai assoluta. È una discrezionalità che viene esercitata negli spazi vuoti che le regole non riescono a colmare e che deve essere esercitata con senso di responsabilità e fedeltà. A me piace descrivere questa situazione del dipendente pubblico come il fatto di andare in automobile e passare dentro e fuori da una serie di gallerie, no? Quando guardate la legge e la legge funziona e la legge non dà dei dubbi interpretativi, ecco che voi siete nella luce. In certi momenti entrate in galleria. Okay? Ed è questa alternanza di dover ascoltare le regole, di dover esercitare la propria libertà, che in un certo senso definisce un conflitto che secondo me anche voi sentite. E che è da un lato una cosa magari ogni tanto disturbante, però dall'altro è il cuore dell'etica pubblica, cioè l'etica pubblica, l'etica dell'integrità, certo deve avere come obiettivo finale quello di prevenire la corruzione, ma come obiettivo immediato, visto che poi fondamentalmente ci sono un sacco di, voglio dire, la maggior parte dei dipendenti pubblici è onesta, no? Allora, però questa etica serve anche al dipendente pubblico onesto, perché è un GPS che aiuta a gestire, no? Nel modo migliore questo conflitto, questa compresenza di necessità delle regole e di necessità della libertà. Qualcuno fra di voi mi sta scrivendo che la discrezionalità è l'anticamera della corruzione. Io direi di no. La buona discrezionalità è il motivo per cui servono i dipendenti pubblici. Perché se le leggi fossero veramente, cioè se fosse veramente possibile passare dal piano delle leggi da ciò che le leggi dicono alla loro applicazione. Se noi potessimo passare dalla regola, dalla fonte normativa all'atto amministrativo, allora forse non servirebbero più i dipendenti pubblici, basterebbe un computer. Quindi è la cattiva discrezionalità. È la discrezionalità che viene portata avanti in barba alle regole, che è l'anticamera della corruzione. Invece la buona discrezionalità, che è la discrezionalità che è necessaria affinché delle regole scritte diventino qualche cosa di concreto, siano attuate, la buona discrezionalità è assolutamente parte dell'essere un buon dipendente pubblico. Perché infatti prima un'altra persona, poi magari appunto, non so, ho perso il nome, diceva attenzione a parlare di etica perché ci sarebbe da chiedersi che etica avevano i nazisti, no? Ecco, se qualcuno di voi ha letto La banalità del male di Hannah Arendt, vi è una situazione molto, molto strana, in cui Eichmann, un criminale di guerra che ha organizzato tutta la logistica per i campi di sterminio, era assolutamente deresponsabilizzato, in quanto si sentiva all'interno di un sistema che dettava le sue regole, no? E rispetto a questo sistema lui sentiva di non poter avere alcuna discrezionalità. Allora io direi, l'etica del nazismo è molto simile all'etica delle mafie, no? Ovvero l'etica del nazismo è un'etica in cui esistono solo le leggi e le regole. Qualcuno di voi dice, c'è differenza tra regole e leggi. Le
Diciamo che le leggi, come le possiamo intendere come leggi positive, sono parte delle regole. Noi abbiamo delle leggi, dei regolamenti, delle leggi sociali. Tutto ciò che vincola il nostro comportamento è legge. Chiaramente c'è una differenza, fra la legge e la regola, però noi abbiamo davanti a noi, no? Gli esseri umani hanno davanti a loro delle regole che dicono cosa si deve fare a vari livelli e poi hanno la loro libertà. Allora, per i nazisti esistevano solo le regole, non vi era libertà. Ecco, quindi quello che io dico è la discrezionalità non è l'anticamera della corruzione. La discrezionalità è un antidoto alla cultura delle mafie e alla cultura del nazismo, perché voglio dire, fondamentalmente certe cose non le fai se lasci, cioè non puoi fare certe cose, organizzare certi genocidi se lasci agli individui la possibilità di avere una coscienza e di scegliere. Per ritornare un attimo al nostro argomento, anche se io non voglio convincervi, vi sto dicendo quello che mi sembra logico e sensato. Poi ovviamente su questi temi è sempre importante fare un confronto e un dibattito. L'etica del dipendente pubblico è un'etica della discrezionalità all'interno delle regole. Della libertà che si confronta con le regole. Ed ecco che questa libertà viene, che è una sorta di libertà eccezionale, no? Libertà che si attiva nel momento in cui c'è bisogno di attivarlo, questa libertà viene vissuta con responsabilità e fedeltà. Stiamo ripetendo da un po' di tempo queste quattro parole, no? Regole, libertà, responsabilità e fedeltà. E quindi direi che è venuto il momento di, secondo me, dare una definizione. Cioè io vorrei dirvi, quando io parlo di discrezionalità e responsabilità, io cosa intendo? Perché la parola, per esempio, responsabilità, almeno due significati. Responsabilità vuol dire che pagherai per i tuoi errori, ognuno di noi è responsabile adesso nei confronti della legge, ma responsabilità significa anche che ognuno di noi deve pensare bene a quel che fa. Ed è il significato di responsabilità che noi troviamo, per esempio, nell'espressione genitore responsabile. E quando noi pensiamo al genitore responsabile, non pensiamo al genitore che viene condannato perché si è comportato male. Pensiamo al genitore che si comporta nella maniera corretta per far star bene, per far crescere, nel senso, nell'interesse dei propri figli e della propria famiglia. Quindi già, per esempio, responsabilità ha due significati molto diversi. Per quanto riguarda le regole, abbiamo visto prima, no? Le leggi sono delle regole, le procedure sono delle regole, esistono anche delle regole sociali. E abbiamo visto come la libertà può essere intesa in vari modi. Ecco, quello che io vi dico è il tipo di etica che noi dobbiamo, che secondo me deve essere costruita. È qualcosa di questo tipo. L'etica è soltanto, l'etica pubblica, quindi i valori condivisi sono soltanto un passaggio di una cosa che io chiamo ciclo etico. Nel senso, non c'è soltanto l'etica pubblica, ci sono anche i comportamenti concreti delle persone e dobbiamo capire come dare un valore, che significato dare alle scelte e ai comportamenti che quotidianamente facciamo. Poi ci sono i valori individuali che in un certo senso giustificano le scelte. Io scelgo in un certo modo perché ho dei valori, ma anche il fatto di comportarmi, di fare sempre le stesse azioni e di fare sempre le stesse scelte dà valore a quelle scelte e quindi genera dei valori. I nostri valori individuali non possono essere in... Non possono essere
in conflitto con l'etica pubblica. Io spesso vedo che viene percepita una sorta di cesura, di rottura tra quelli che sono i valori dell'individuo come persona e quelli che sono i valori condivisi. In realtà noi entriamo nell'etica pubblica con tutti i nostri valori e l'etica pubblica è, cioè, l'etica pubblica cui il dipendente pubblico deve fare riferimento e i valori individuali del dipendente pubblico devono dialogare fra loro. E poi ci sono le regole che, oltre ad essere leggi, oltre ad essere regolamenti, devono, cioè, al di là di ciò che le regole sono, le regole devono essere il riflesso dell'etica pubblica. Cioè ci deve essere vietato di fare qualcosa perché la collettività, oppure la comunità, no, professionale dei dipendenti pubblici ritiene quei comportamenti sbagliati. Allora, quando io parlo di libertà, come avrete capito, non penso a uno schiacciasassi. Cioè, secondo me, appunto, la libertà del dipendente pubblico non è la libertà di passare sopra qualunque cosa anche alle regole in nome della propria individualità. Vi ho fatto prima l'esempio della galleria, no? Il dipendente pubblico è obbligato a, è libero, no? È obbligato a essere libero nel momento in cui la legge non è più in grado di dirgli tutto, quindi è libero nel momento in cui è nel buio della galleria. Per cambiare metafora, potremmo dire che la libertà del dipendente pubblico è come essere in mezzo all'oceano, in cui hai bisogno di un GPS, è un essere in mezzo al mare, no? Come dire, fra un momento e l'altro della legge, quindi in uno spazio vuoto fra le regole. Ma tu quando sei sul mare non solo vai da qualche parte, ma vuoi anche il prima possibile arrivare dall'altra parte. Ecco, quindi questa visione che non è negativa, ma secondo me è molto profonda, è molto forte della libertà, è fondamentalmente quella che ha, su cui ha basato Sartre buona parte del suo pensiero filosofico. Sartre è appunto un filosofo esistenzialista, e interrogandosi su quello che fosse in un certo senso il destino, il senso dell'esistenza umana, ha utilizzato proprio questo termine, condanna. Sartre dice: siamo soli, senza scuse, è ciò che esprimerò con le parole che l'uomo è condannato a essere libero, condannato perché non si è creato da se stesso, eppur tuttavia è libero perché una volta gettato nel mondo è responsabile di tutto ciò che fa. E in un certo senso, voglio dire, chiaramente noi stiamo parlando di etica del dipendente pubblico, non stiamo parlando del destino dell'uomo. Però questo suggerimento di Sartre, no? Potremmo intenderlo così. Cos'è la libertà del dipendente pubblico? In che senso il dipendente pubblico è condannato a essere libero? In questo senso, perché dal momento che la buona discrezionalità, quindi la buona discrezionalità, viene agita dal dipendente pubblico nel momento in cui la legge deve essere in qualche maniera interpretata o compresa meglio. Ecco che quando il dipendente pubblico è libero, non è più, cioè è responsabile di tutto ciò che fa perché non c'è più la legge che gli dice cosa fare. È la discrezionalità che aiuta a capire come la legge ci dice di agire. Non so se sono chiaro in questa. È una sorta di rapporto dialettico, no? Attraverso la libertà c'è anche la discrezionalità. Io arrivo anche a un'interiorizzazione della legge, della regola. Cioè, la legge e la regola non è scritta per me, dipendente, non so, signor Rossi, dipendente del tal comune. È scritta dal legislatore per tutti. La discrezionalità è ciò che mi fa ragionare sulla legge ed è un modo attraverso cui quindi io attraverso la mia libertà, in un certo senso faccio mia la regola, faccio mia la legge, ma in un senso positivo. Non mi invento, non vado oltre la regola, ma cerco di renderla coerente con il mio lavoro e con il fatto che io comunque sono una persona che qui e oggi lavora e le regole mi parlano, ma parlano
come dire, le regole agiscono attraverso di me. Ma in quel momento, quindi nel momento in cui io considero ciò che io posso fare per la legge, e non soltanto ciò che la legge, dice di fare per me, ecco che io sono senza protezione, mi devo assumere un rischio, che è il rischio della libertà. Questo è un modo molto profondo, credo, di pensare alla legge, no? E c'è un modo, anzi, quello è un modo molto profondo di pensare alla libertà, quindi la libertà non può fare a meno della legge per definirsi, no? Abbiamo detto prima, la discrezionalità, ecco, serve proprio perché le leggi non sono perfette. Se le leggi fossero perfette, non ci sarebbe forse bisogno della libertà. E questo è diverso dal dire faccio quello che voglio, sono uno schiacciasassi. Ma aiuto, no? Con la mia libertà io aiuto la legge a essere migliore. C'è poi una idea della legge che è legalità, che è altrettanto tanto profonda e che ci viene per esempio da Socrate. Adesso, prima appunto vedo che in chat giustamente si discute sul fatto che qualcuno dice spesso le leggi sono scritte male, sono anticostituzionali, oppure sicuramente vi state interrogando se vale di più una legge nazionale o un regolamento. Qualcuno di voi ha anche scritto che bisognerebbe anche fare riferimento non tanto alle regole esterne, ma alle regole morali. Ecco, tuttavia, Socrate, in realtà i dialoghi socratici sono stati scritti da Platone. Comunque, insomma, Platone ha scritto un bellissimo dialogo, che è il Critone, in cui ancora una volta, no? Anzi, forse per la prima volta, no? Quindi molto prima di noi, si è interrogati proprio sul rapporto fra libertà e legalità. Allora, questo perché prima ancora di capire come sono fatte le leggi e quale legge de deve essere il nostro riferimento, noi dobbiamo avere qualcosa da dire sul valore delle leggi, dopo aver detto qualcosa sul valore della libertà. Ora, nel Critone viene appunto rappresentato il momento in cui Socrate, condannato a morte, quindi nell'attesa di bere la cicuta in quanto condannato a morte, attende nella sua cella, appunto, attende di morire. E il suo discepolo Critone gli propone di fuggire. Gli dice: tu sei stato condannato ingiustamente, scappa e avrai salva la vita. Come sappiamo, poi Socrate non fugge, non scappa, beve la cicuta e muore. Ma la cosa importante del dialogo è il fatto che nel suo rifiuto Socrate dice questa cosa, parla con il suo discepolo Critone e gli dici: supponi che mentre noi stiamo per scappare ci venissero davanti le leggi e lo stesso Stato e ci chiedessero, di un po' che cosa hai in mente di fare? Pensi che possa reggersi uno Stato in cui le leggi sono calpestate e rese vane dai cittadini? Allora, quello che in questo appunto, in questo dialogo viene rappresentata la prosopopea delle leggi, quindi le leggi vengono impersonate e le leggi parlano a Socrate. Chiaramente, appunto, Socrate si immagina che le leggi lo rimproverino e gli dicano, insomma, noi siamo le leggi che hanno retto la città in cui tu sei cresciuto e adesso tu scappi da noi. E adesso tu ti ritieni libero di andartene da noi. Però l'altra caratteristica è questa, che in questo dialogo le leggi non impediscono a Socrate di fuggire. Le leggi non dicono a Socrate non puoi fuggire. Le leggi dicono a Socrate scappa pure se vuoi. Se pensi che noi che siamo le leggi non abbiamo più un valore, allora scappa pure. Scappa pure e salvati la vita. Per cui l'esito, quello che fa Socrate, non è
decidere di morire perché le leggi gli impediscono di fuggire. Socrate sceglie liberamente, liberamente, di non fuggire. Quindi anche in questo dialogo di Platone, ecco che noi rivediamo questo rapporto dialettico, no? Fra legge e libertà. In nome della legge, Socrate sceglie liberamente di non salvarsi, anche se nel dialogo si ammette che la condanna è ingiusta. E noi potremmo voglio dire, non considerare l'ipotesi di essere condannati in maniera ingiusta, ma considerare l'ipotesi di che le leggi, no, siano ingiuste, siano fatte male. Ecco, in questo dialogo quello che viene detto è questo, no? Nella libertà del dipendente pubblico deve essere sempre inclusa la libertà di aderire alla legge. Quindi la libertà è quello che per il dipendente pubblico, la libertà, la discrezionalità è qualcosa che viene scelto, agito nel momento in cui le leggi non sono perfette, quindi richiedono a noi il fatto di pensare, di agire. Tuttavia, ecco, nella nostra libertà è considerata la necessità di dover rientrare nell'alveo delle leggi. Quindi, ecco, libertà e legge, libertà e legalità sono così importanti proprio perché le leggi, così come sono fatte, necessitano che il dipendente pubblico sia libero. Ma la libertà del dipendente pubblico, così come è definita, non è una libertà che allontana dalla legge. Ma la cultura della legalità, la legalità come valore, richiede, perché questa è la legalità, che si rinunci alla fine alla propria assoluta libertà in nome delle regole della legge. E secondo me il modo in cui Platone impostano tutto il ragionamento sulle leggi è molto illuminante anche oggi nel 2015, specialmente oggi che c'è una scarsa fiducia nella forza della legge. Okay? La legge non ha un valore perché ha un valore in sé, la legge ha un valore perché siamo noi che diamo valore alla legge. Giuseppe mi chiede, ma giusto perché mi cade l'occhio, ma la legge non dovrebbe garantire anche la libertà? Sì, sicuramente. Questo è un fatto, Giuseppa, dicevo. Sì, Giuseppa, è sicuro che la legge deve garantire la libertà, ma noi qui ci stiamo chiedendo una cosa nuova, cioè che la libertà, cioè che non è soltanto la legge che deve garantire la nostra libertà, ma che è la nostra libertà che deve garantire la legge. Cioè quello che io, di cui stiamo parlando adesso è di provare a guardare anche l'altro aspetto della questione, che è un po' sul quale si ragiona un po' meno. Sicuramente la legge deve garantire la libertà. Tuttavia, visto che essere un dipendente pubblico significa comunque agire, tutelare il bene pubblico e quindi applicare le regole e le norme e le leggi vigenti, ecco che per il dipendente pubblico, quindi dal punto di vista dell'etica pubblica, per il legislatore, quindi per l'etica, chi fa le leggi deve sempre ricordarsi che la legge deve garantire la libertà. Ma per il dipendente pubblico che le leggi non le crea ma le applica, la cosa più importante è che la libertà garantisca le leggi, cioè che la nostra libertà faccia sopravvivere le leggi. Com'è possibile questo, no? Quindi voi siete liberi, siete in mezzo all'oceano, no? E volete arrivare, rientrare nella legalità, non perché siete fuggiti dalla legge, ma perché quotidianamente vi trovate nella necessità di agire, di
esercitare un piccolo grado di discrezionalità perché non tutto è scritto. Cos'è che vi guida? Vi guida la responsabilità. Ecco, quando io parlo di responsabilità, intendo proprio quella la responsabilità del genitore responsabile. Ecco, c'è un filosofo che è Hans Jonas, che negli anni 70 ha proprio basato tutta la sua etica sul concetto di responsabilità. Jonas definisce la responsabilità, e secondo me anche noi dovremmo intendere così, la responsabilità come un binomio di potere e dovere. Cioè noi siamo responsabili di qualcosa e dobbiamo quindi, abbiamo dei doveri verso qualcosa, nella misura in cui noi abbiamo anche un potere su quella cosa. Se, secondo Jonas, il modello, no? Responsabilità etica è il rapporto che esiste fra genitori e figli neonati. Jonas dice che un neonato è una creatura del bisogno, per vivere ha bisogno delle cure dei suoi genitori. E il senso di responsabilità dei genitori verso i figli non dipende da un obbligo di legge. Esiste qualche genitore che magari non si occupa dei figli e quindi viene punito dalla legge. Tuttavia, la maggior parte di noi, quando è un genitore, non si occupa dei figli perché glielo obbliga la legge. Si occupa dei figli perché sente che è giusto così. Curare i figli è quasi un istinto. Se gli esseri umani non curassero i propri neonati, i neonati morirebbero e la razza umana si estinguerebbe, no? Allora, il senso di responsabilità è quel qualcosa che mi fa dire che il mio figlio neonato, dipende da me, dipende in tutto da me, che l'ho generato, ma non può mangiare, non può muoversi, non può cambiarsi senza di me, e quindi io proprio perché avrei il potere, no? Proprio perché io ho il potere di decidere della sua vita e della sua morte, io sono responsabile di farlo vivere. Jonas dice appunto che la responsabilità genitoriale è una risorsa evolutiva, nel senso che visto che i neonati della razza umana, a differenza dei cuccioli, per esempio delle mucche o dei cavalli, nascono perché per molto tempo non sono autonomi, ok? Proprio perché un cucciolo di essere umano ci mette così tanto a diventare autonomo, allora chiaramente la responsabilità è una risorsa evolutiva perché è l'unico comportamento che permette alla prole di sopravvivere. Tuttavia Jonas dice, ognuno di noi, quindi io direi io, ma anche tutti voi che siete in chat, no? Se noi siamo qui oggi il 25 maggio del 2015, a parlarci di etica e perché siamo vivi, quindi molto probabilmente, sicuramente, ognuno di noi quando era neonato è stato oggetto di cure, no? È stato l'oggetto di una responsabilità da parte di una figura genitoriale, padre, madre, nonni, cugini, insomma, qualcuno ci ha dato da mangiare. Qualcuno ci ha dato da bere perché sennò saremmo morti. Allora, quello che dice Jonas è proprio perché ogni essere umano è stato oggetto di responsabilità, allora può a sua volta diventare responsabile. E noi possiamo proiettare la responsabilità al di fuori del rapporto fra genitori e figli. Nel senso che, ecco che così come noi siamo, come ciascun essere umano è tenuto a essere responsabile della sua prole, allo stesso modo, ognuno di noi è responsabile di ciò su cui può esercitare un potere. E allora mettiamola così per capire quanto è centrale e quanto è profondo il concetto di responsabilità che ci
che ci regala Jonas e quanto sia utile per la pubblica amministrazione. Abbiamo detto prima che non sempre le leggi dicono tutto e quindi ci sono dei momenti in cui, in misura maggiore o minore, in base al proprio lavoro, un dipendente pubblico deve agire con della discrezionalità. Chiaramente un dirigente o il segretario generale di un comune, piuttosto che voglio dire, le figure di vertice di una organizzazione avranno una maggiore possibilità di fare delle scelte che includono una discrezionalità, meno chi ha magari delle mansioni più operative. Ma in qualche modo, proprio perché le leggi non sono perfette, ci sono dei momenti in cui è necessario, quindi diventa ne necessario, agire in un modo un po' più libero, in cui le leggi non possono essere prese alla lettera, perché è impossibile. Ecco, in quei momenti, quando noi esercitiamo un minimo la nostra libertà, ok? È in quei momenti, no? Che si può diventare corrotti. Spesso si dice, anzi prima si diceva, no? Comunque la discrezionalità può essere positiva, ma può anche essere un rischio. Quello che fa il corrotto è cercare, no? La maglia rotta nelle reti delle regole, cercare il buco in cui infilarsi, no? Da cui scappare per poter fare i propri interessi. Quindi i momenti in cui si esercita la responsabilità, quindi la discrezionalità, sono anche quei momenti in cui si può agire scorrettamente. E se noi proviamo a immaginare la cosa pubblica, quindi la res pubblica, che ciascun dipendente pubblico a suo modo, no? Con la sua mansione, è chiamato a gestire più o meno. Se noi immaginiamo che la res pubblica, gli interessi pubblici siano delle creature del bisogno, ecco che allora la responsabilità diventa centrale. Cioè, il bene pubblico, no? Gli interessi pubblici che la vostra pubblica amministrazione è tenuta, dire, è chiamata a tutelare e promuovere nei limiti dei suoi compiti statutari. Ecco, questi interessi pubblici possono essere visti, no? Come uno spazio, no? Vuoto, uno spazio per la collettività in mezzo a un mondo che è pieno di interessi privati. Gli interessi privati premono, no? Premono sia dall'interno che dall'esterno, quindi il vostro interesse privato e gli interessi privati dei soggetti che si interfacciano con la pubblica amministrazione, spingono, no? Spingono per riempire questo spazio vuoto, questo spazio tutelato. E quindi, come dire, gli interessi pubblici, la cosa pubblica è sempre assediata, è sempre a rischio, ha sempre bisogno di qualcuno che garantisca, no? Garantisca per il suo futuro. E a questo serve la responsabilità. Quindi anche nel momento in cui voi, il dipendente pubblico, agisce con la propria libertà, che è la libertà di poter fare delle scelte, anche se esistono le regole. Ecco, in quel momento il dipendente pubblico deve agire con senso di responsabilità affinché le sue scelte non mettano in pericolo lo spazio pubblico, l'interesse pubblico. A me piace molto dilungarmi su questo concetto e spiegare così il ruolo del dipendente pubblico, no? Possiamo immaginare che la prima forma come dire, la prima idea di Stato, la prima idea della ne necessità di avere qualcosa di pubblico e qualcuno che avesse una funzione pubblica sia nata quando gli uomini hanno scoperto il fuoco. Raccontiamoci questa favola, questo mito, no? Cioè che gli uomini abbiano inventato lo Stato quando hanno avuto la necessità di tenere acceso il fuoco. Nel senso che il fuoco serviva a tutti, no? Però era inutile che ciascuno passasse buona parte del suo tempo a tenere acceso il fuoco. C'erano anche delle altre cose da fare, no?
si doveva andare a cacciare e raccogliere i frutti, magari alle vari figli. Serviva una persona o un piccolo gruppo di persone che tenesse il fuoco acceso per tutti. Questa persona, che nel nostro mito, no, voglio dire, potremmo parlare come il primo dipendente pubblico, questa persona si metteva dall'altra parte del fuoco e lo teneva acceso. Nel fare questo, e per fare questo primo dipendente pubblico ha dovuto fare una cosa importante: creare anche uno spazio attorno al fuoco, uno spazio vuoto attorno al fuoco, per garantirsi che nessuno venisse a, come dire, a spegnere il fuoco, per difendere il fuoco. E quindi ecco, in questo senso gli interessi pubblici sono uno spazio vuoto, perché gli interessi pubblici richiedono uno spazio vuoto di tutela e qualcuno che difenda questo confine, questo spazio vuoto. Seconda cosa, colui che teneva acceso il fuoco, ok? Voi immaginatevi questi uomini primitivi attorno al fuoco di notte e con il responsabile del fuoco, no? Che sta dietro al fuoco e lascia accesa e lo tiene acceso. Ecco, quello che teneva acceso il fuoco, guardando il resto della tribù, nella penombra, no? Nel riflesso, li vedeva tutti uguali. Per lui, quel gruppo quindi il suo clan, la sua tribù, ecco che diventava una collettività. Insieme al fuoco, insieme al dipendente pubblico, nasce l'idea di interesse collettivo, di collettività, nel senso che per il guardiano del fuoco gli altri sono tutti uguali perché sono persone che potrebbero avere bisogno di utilizzare il fuoco. Quindi è grossa e grande la responsabilità del dipendente pubblico. La sua responsabilità è più grande della sua libertà. E in un certo senso la sua responsabilità è quasi forte tanto quanto le leggi. E in questo senso spesso la responsabilità è anche responsabilità davanti alla legge. Perché il dipendente pubblico è quello che cura gli interessi pubblici, ma è anche quello che cura quello spazio vuoto, quella garanzia che ha tutela degli stessi interessi. Il dipendente pubblico è quello che dice anche i no, che applica le leggi che non sempre sono dare qualcosa, ma anche non dare. E poi è proprio nello sguardo del dipendente pubblico, è dentro lo sguardo è dallo sguardo del dipendente pubblico che nasce la collettività. Siete voi che definite i vostri utenti. Il singolo cittadino ha i suoi bisogni, l'impresa ha i suoi interessi. Siete voi che tenete in vita l'idea di collettività, perché siete voi che gestite quei servizi che rendono le persone tutte uguali. Allora, io vi sto dicendo, mancano 10 minuti, necessità di rispettare le regole, no? Ma regole che non sempre sono perfette, ma forse regole perfette, regole che non ammettono discrezionalità. Ci sono soltanto nella Bibbia con i 10 comandamenti o abbiamo visto nel nazismo. Cioè, forse è tipico anche della democrazia il fatto che le leggi, per essere sempre, cioè, se le leggi cambiano e possono essere sempre migliorate, fondamentalmente non potrebbero mai, vuol dire, se le leggi possono essere cambiate, vuol dire che non sono mai perfette. Quindi, da un lato necessità di rispettare le leggi, dall'altra la necessità comunque di dover essere liberi perché le leggi sono imperfette. E in questa dinamica, questa dialettica, questo conflitto fra responsabilità e fra libertà e legge, ecco la responsabilità di tutelare la cosa pubblica, darle un futuro, ma anche la responsabilità di essere, quindi, in quanto attore pubblico, colui che definisce e tiene in vita l'idea di collettività. Uno dice giustamente Ottavio Lorenzano, robe de matte, certo, detta così è una follia essere un dipendente pubblico, è difficilissimo essere un buon dipendente pubblico, bisogna sapere dosare, conoscere i limiti della legge
credere fortemente nel valore delle proprie scelte e della propria libertà, e in più sentirsi comunque chiamato a tutelare qualcosa che è di tutti, no? Con tutta la propria fragilità. Certo che è una cosa assurda, certo che è un'etica pubblica che fa girare la testa dalla quale si vorrebbe scappare. Però che cosa vi aspettavate? Che cosa vogliamo? Che l'etica dell'integrità sia semplice? Quasi, questa è l'etica di Don Chisciotte, certo. Questa è l'etica di Don Chisciotte, perché oggi prevenire la corruzione significa veramente andare controcorrente. E la fedeltà è quello che ci aiuta a fare questa cosa, no? Cos'è la fedeltà? Ci sono soltanto 5 minuti, purtroppo, mi sono dilungato troppo a dirvi quello che pensavo io. Ecco, fedeltà non è. Sì, il dipendente pubblico deve essere fedele alla Costituzione, ma la fedeltà, cioè, dal punto di vista etico, ce lo propone Alain Badiou, è la fedeltà a un evento che ci ha cambiato la vita. Ecco, secondo me l'etica pubblica che io vi ho raccontato, che magari è soltanto il sogno di un folle, no? Oppure magari può darsi che in quello che ho detto voi abbiate trovato delle cose, magari qualcosa che corrisponde al vostro modo di pensare, no? Comunque, questa etica di cui io vi ho parlato diventa meno difficile forse da attuare se uno è capace di guardarsi indietro e dirsi che in fondo, quando avete scelto o vi è capitato di diventare dipendenti pubblici, ecco, in quel momento il fatto di aver fatto un concorso o di aver avuto un contratto con la pubblica amministrazione, questo dato contrattuale che a un certo momento della vita vi ha fatto diventare dipendenti pubblici, questo vi ha cambiato la vita, perché prima di quel momento, prima di diventare dipendenti pubblici, ecco che sì, che voi eravate soltanto cittadini, così come anch'io sono soltanto un cittadino, io sono un consulente, io non lavoro in una pubblica amministrazione. Prima di diventare dipendenti pubblici potevate solo parlare della pubblica amministrazione e magari pensare come le cose potevano andare meglio. Nel momento in cui siete diventati dipendenti pubblici, ecco che vi si è aperta la possibilità unica, cioè l'opportunità nella quotidianità della vostra vita di fare qualcosa di positivo o rischiare di fare qualcosa di negativo per la cosa pubblica. Quello è un evento. Essere dipendente pubblico non è come essere dipendente privato consulente. Allora, in un certo senso, la fedeltà al proprio ruolo in questo senso è molto simile alla fedeltà in amore, no? Badiou fa questo riferimento. Si è fedeli a una persona quando si è anche, voglio dire, la fedeltà in amore è ricordarsi quello che una persona mi ha fatto diventare. Quindi, quello che è una, quindi anche ricordarsi il momento in cui tutto è cominciato. E quindi direi, questa è un'etica difficile, un'etica che sicuramente va sviluppata e su cui bisognerebbe ragionare e confrontarsi molto. Tuttavia, ecco, fondamentale per questa etica è che non c'è dietro a questa etica la visione di un dipendente pubblico come mero esecutore o come fannullone. Questa etica si basa sulla fedeltà, quindi sull'idea che fondamentalmente diventare dipendente pubblico è qualcosa che è importante per la vita delle persone, è qualcosa che è importante per voi. E quindi è la fedeltà a questo essere diventati qualcosa di più. Un dipendente pubblico è qualcosa di più di un semplice cittadino, è anche un cittadino, ma è di più. E questo di più è quindi è dover rispettare le regole, dover essere libero, ed è senso di responsabilità. Manca pochissimo tempo, ci sono state tante domande. Allora, non so quanti di voi condividano questa mia impostazione, no?
Alcuni dicono appunto bisognerebbe combattere il malcostume, no? Del quale la corruzione è uno degli aspetti. E quindi che, voglio dire, non c'è soltanto voglio dire, il piano etico, probabilmente la corruzione è un problema complesso. Tuttavia, secondo me, quando si ragiona dell'etica dell'integrità, quindi quando si pensa ai valori che prevengono la corruzione, noi non dobbiamo tanto pensare ai disonesti, ma agli onesti. Cioè, l'etica di cui ho cercato di parlarvi, da un lato sicuramente è un modo di pensare che non è condiviso dal corrotto. È l'etica che ci permette di dire perché il corrotto agisce male. Ma questa etica deve servire agli onesti, perché oggi noi abbiamo due problemi. Pochi dipendenti pubblici disonesti e corrotti di cui si parla tanto. È una marea di dipendenti pubblici onesti, cioè voi, di cui non si parla. Oggi c'è il silenzio degli onesti. Oggi non si hanno le parole per dire perché sono onesto. Per cui attenzione a rimandare sempre i problemi altrove, a dire le leggi sono fatte male, gli interessi sono troppo grossi. Attenzione alle barriere mentali. Io vorrei concludere con questo. Attenzione alle barriere mentali. Che la corruzione è un fenomeno talmente diffuso da non poter essere contrastato, che comunque la gente fa soltanto e comunque i propri interessi. Pensiamo a noi, oppure pensate a voi come classe, no? Come anzi, classe è un po' troppo forse di sinistra, scusate, oggi non è più di moda, come categoria di lavoratori onesti. E pensate all'etica della vostra categoria. Dovete essere in grado di dire perché siete onesti. E quindi attenzione, ecco, dicendo, Romito dice, è vero che c'è il silenzio degli onesti, ma allora dei disonesti cosa si fa? I disonesti devono essere comunque condannati. Il problema è che dobbiamo costruire un'etica in positivo, cioè un'etica che ci permetta di parlare di libertà, parlare di regole, di legalità, parlare di responsabilità, parlare di fedeltà come un insieme di valori che concretamente danno un senso positivo alla pubblica amministrazione, perché noi oggi viviamo in un momento di fortissima svalutazione del dipendente pubblico, della pubblica amministrazione, svalutazione che però dipende da una generale svalutazione degli interessi collettivi. Quindi chiudo dicendo che l'etica pubblica va fatta avendo in mente il positivo. Grazie a tutti, mi spiace di essermi dilungato, il conto alla rovescia dei minuti segna zero, quindi vi ringrazio per l'attenzione, a presto.